Yo generavi indiatiare gutan. Yo generavi indiatiare gutan. Alle mermeriau, asuni agenutan. Alle mermeriau, asuni. Nel cuore del Corno d'Africa, gli altopiani etiopici si innalzano come vere roccaforti montuose, dominanti le aride e torride distese della Valle del Rift e della depressione della Dankalia. Queste alte terre, che si estendono dai 2.000 sino ai 4.600 metri di quota, fanno dell'Etiopia il più montuoso paese dell'intero continente africano. Un mondo di superba bellezza e di straordinario fascino, dove ad una natura aspra e selvaggia si alternano paesaggi profondamente modellati, plasmati nel corso del tempo dalle attività umane, frutto di quelle tante antiche civiltà che si sono sviluppate in questi territori. Ne sono ancora oggi degli importanti rifugi per la biodiversità, che ospitano numerose specie animali di particolare fascino. Il colobo guereza è uno dei più interessanti abitanti di tali foreste. Questa splendida scimmia dal tipico manto nero adorno di eleganti frange bianche sui fianchi, simili a fili di seta, e dalla lunga coda con ciuffo bianco terminale, è così strettamente legata alla vita arboricola da scendere a terra solo in rarissime occasioni. Con un'alimentazione quasi interamente basata su foglie, germogli e frutta, e con una morfologia corporea da tipico primate arrampicatore, il colobo guereza non può sopravvivere al di fuori delle sue foreste, dove si muove con grande abilità e destrezza, tra le chiome degli alti alberi. Lungo i bordi delle folte foreste di Let Marefia e di Dance, nelle prime ore del giorno, quando il sole tropicale comincia a scaldare le chiome degli alti alberi, dopo il freddo delle notti degli altopiani, è facilmente possibile osservare queste splendide scimmie farsi dei veri e propri bagni di sole sulle cime degli alberi, meglio se su rami secchi, proprio per godere al massimo del calore dei raggi solari. In quella luce mattutina, i loro magnifici mantelli bianco-neri risaltano ancora di più, rendendo le creature di una bellezza straordinaria. Quella stessa bellezza che ne ha fatto uno dei soggetti più classici dei racconti e delle fiabe tradizionali abissine, ma anche, purtroppo, un'ambita preda per i cacciatori di pellicce. In queste foreste i colobi guereza possono continuare a vivere indisturbati, come veri e propri acrobati delle alte chiome, condividendo la propria esistenza con altre specie di scimmie, come il cercopiteco verde, e con moltissimi altri animali selvatici. Al di sopra di queste foreste, oltre i 3.000 metri di quota, nelle ventose brughiere e praterie d'alta montagna, laddove le notti sono gelide e il sole tropicale non riesce neanche in pieno giorno ad alzare le temperature sopra i 15 gradi centigradi, vive un altro primate di grande fascino, il babuino gelada, una robusta scimmia terricola endemica degli altopiani d'Etiopia. Il genere Pteropithecus, a cui appartiene il gelada, ha avuto la sua massima diffusione tra i 4 milioni e i 100.000 anni fa, quando diverse specie, alcune anche delle dimensioni di un giovane gorilla, erano presenti in gran parte dell'Africa, Europa meridionale, vicino e Medio Oriente, sino all'India. Oggi questo genere è ristretto esclusivamente alle montagne dell'Etiopia, la sua ultima aspra e rocciosa roccaforte. Protetta da un folto e lungo mantello molto più sviluppato nei maschi adulti, questa scimmia è perfettamente adattata a vivere negli ambienti montani, dai 2003 sino ai 4.000 metri di quota. I gelada sono così ben adattati alla vita sul terreno che hanno perso la capacità di arrampicarsi sugli alberi, pur essendo abili rocciatori, tanto da venire definiti come primati alpinisti di Etiopia. Il gelada è anche l'unico tra i primati viventi nell'essere specializzato ad un'alimentazione costituita prevalentemente da piante erbacee delle praterie montane.
Il pollice della mano è così perfettamente opponibile da permettergli una presa ideale di precisione anche dei più sottili fili d'erba. Il gelada è divenuto noto alla scienza soprattutto grazie all'opera di diversi studiosi tedeschi che esplorarono le montagne dell'Etiopia settentrionale nei primi decenni del XIX secolo. La scoperta della presenza di questa scimmia ad alta quota più a sud, come negli altopiani di Ancober, si deve all'opera del naturalista perugino Orazio Antinori nella seconda metà dell'Ottocento, uno dei primi naturalisti europei ad addentrarsi nel cuore degli altopiani abissini con l'obiettivo di studiarne gli ambienti, la flora e la fauna, tra le più peculiari del mondo. Queste scimmie sono altamente sociali e tendono a formare gruppi di una decina di individui, guidati da un solo massiccio e forte maschio adulto, dal folto manto e dalle mascelle dotate di lunghi ed acuminati denti canini. Più gruppi possono convergere nella medesima area, fino a formare branchi di varie centinaia di individui. I maschi giovani si associano in bande di scapoli in attesa di poter riuscire a spodestare, nel momento più opportuno, il maschio di un harem. I gruppi dei gelada trascorrono gran parte del giorno nelle alte praterie montane, nutrendosi delle tenere piante erbacee, per poi rifugiarsi all'imbrunire nelle ripide pareti rocciose delle gole più aspre, in modo da trascorrere la notte lontano dai possibili assalti dei predatori. Uno dei luoghi più battuti da queste interessanti scimmie sono i bordi delle gole di Debre Libanos, vicino ad uno dei più noti santuari della Chiesa cristiano-ortodossa d'Abissinia, dove i babbuini gelada sono soliti trascorrere le ore del giorno alla ricerca di cibo, sedendosi sul terreno scabro con le loro spesse callosità ischiatiche, quasi dei cuscinetti naturali posteriori dalla tipica forma a quadrifoglio, e raccogliere accuratamente con le mani, dotate di pollici opponibili, anche il più esiguo filo d'erba. Lontano dalle fresche praterie d'alta quota, regno del gelada, le pareti degli altopiani precipitano nella sottostante profonda Rift Valley. Quell'imponente depressione della crosta terrestre che dalle coste del Mar Rosso attraversa l'intera Africa orientale, dall'Etiopia sino al Mozambico, per migliaia di chilometri di lunghezza. Laggiù si estende un altro mondo che, con le sue diversissime condizioni climatiche ed ambientali, rispetto alle alte terre circostanti, contribuisce a diversificare e ad arricchire il vasto caleidoscopio dei paesaggi dell'Etiopia. Un mondo dominato dal sole bruciante, dal caldo torrido, dall'aridità e dalla siccità. Nel fondo della Rift Valley sono le aride steppe subdesertiche e le savane cespugliose a caratterizzare i paesaggi. Qua giù la vita dipende interamente dalla capacità degli organismi di adattarsi ad ambienti dalle scarsissime risorse idriche. Molte sono così le piante annuali ed effimere che si sviluppano da semi dormienti nel terreno, solo nel breve periodo umido, oppure che riescano a conservare in speciali tessuti interni l'acqua necessaria alla sopravvivenza o ad attingere il vitale liquido a grandi profondità grazie ad un apparato radicale di straordinaria lunghezza.
La copertura vegetale di questi ambienti, per quanto rada e discontinua, comunque è in grado di sostentare una fauna costituita da animali erbivori anche di grandi dimensioni, come l'orice beisa. Questa imponente antilope, caratterizzata da lunghe corna strette ed appuntite e da un manto di un elegante colore sabbia, con alcune bande nere lungo i fianchi, gli arti e sul muso, può arrivare a pesare sino a 300 kg, nutrendosi esclusivamente delle stentate piante delle aride steppe, dai cui tessuti fogliari e dagli steli riescono anche ad estrarre l'umidità necessaria al proprio metabolismo. Un tempo, presente in gran parte delle savane aride del Corno d'Africa, questa bellissima antilope ha visto ridursi i propri esemplari, soprattutto a causa della competizione con le sempre più numerose mandrie di erbivori domestici allevati dalle locali popolazioni pastorali. Oggi l'orice beisa sopravvive principalmente all'interno di aree protette, come nel Parco Nazionale della Wash, ai piedi degli altopiani di Ancober, un'area che il naturalista perugino Orazio Antinori attraversò interamente nel 1876, durante il suo lungo viaggio dalle coste del Golfo di Aden sino al Regno dello Shiva. Oltre queste regioni abitate da gruppi pastorali nomadi, come gli Oromo Karayu, che si spostano costantemente alla ricerca di nutrimento per le proprie mandrie, principalmente costituite da dromedari, la valle del Rift si incunea sempre più tra gli altopiani d'Etiopia, verso sud, arricchendosi di laghi di grandi e medie dimensioni, sia con acque alcaline che dolci. Sono queste le terre delle popolazioni Oromo sedentarie che vivono in piccoli villaggi sparsi nel fondovalle coltivando cereali, leguminose e qualche albero da frutta ed allevando bovini ed ovocaprini. In queste regioni i paesaggi rurali sono caratterizzati dalla presenza di grandi alberi di ficus, spesso molto vecchi ed imponenti, risparmiati dal taglio perché ritenuti sacri dalla cultura Oromo. Questi vecchi alberi così continuano a garantire cibo e rifugio a non poche specie di animali selvatici, soprattutto uccelli, come gli storni metallici dallo splendido piumaggio iridescente, oltre che una rinfrescante ombra per i pastori e il loro bestiame, per viandanti e pellegrini. Galabata kala fa sino.
I numerosi laghi che costellano il fondovalle della Rift Valley spaziano dai piccoli bacini lacustri di origine vulcanica sino ai grandi specchi d'acqua, come i laghi Ziwai, Langano, Abjatta e Shala. Le loro acque variano anche per gradi diversi di salinità e di profondità, ma tutti comunque ospitano una fauna di notevole interesse. Sono soprattutto gli uccelli acquatici a rendere questi ambienti tanto affascinanti. I marabù, grandi ciconiformi che possono raggiungere il metro e mezzo di altezza ed un'apertura alare di quasi 3 metri, sono uccelli dall'aspetto inconfondibile per il lungo e robusto becco foggiato a cuneo, la pelle nuda rossiccia della testa e del collo dotato di un'ampia sacca a golare pendula. Il marabù, pur essendo principalmente un necrofago, si nutre anche di invertebrati vari e di non pochi pesci, anfibi, rettili e piccoli mammiferi che cattura colpendoli con il micidiale becco. In molti laghi della Rift Valley e dell'Etiopia, i marabù si sono adattati a nutrirsi degli scarti del pesce che i pescatori locali gettano lungo le sponde. Anche l'uccello martello, così denominato per il particolare profilo della testa, che con il lungo becco e il ciuffo di piume della nuca ricorda la sagoma di un martello, è un altro uccello acquatico piuttosto frequente in questi bacini lacustri. Così come numerose specie di anatre, limicoli, di aironi, e tra questi spicca l'egretta pescatrice ardesiaca, un piccolo airone dal piumaggio grigio-bluastro che ha evoluto una particolare tecnica di pesca. Oscurando la superficie dell'acqua con l'ombra delle proprie ali aperte, va a formare una sorta di tenda sopra la testa, eliminando i riflessi d'ogni tipo ed attirando piccoli pesci verso la superficie ombreggiata. Può colpire con molta più precisione la piccola preda, infilzandola con il lungo ed appuntito becco. Altri uccelli pescatori dei laghi della Rift Valley sono i pellicani comuni,
grandi e maestosi con il loro imponente becco dotato di una sacca sottogolare. Frequentano spesso le rive lacustri, dove approdano le barche dei pescatori e i mercati ittici. Ovunque possano facilmente recuperare pesci di scarto, rigettati in acqua dai pescatori perché non commestibili. In particolare al lago Awasa, nel sud della Rift Valley etiopica, i pellicani, come anche i marabù, varie specie di aironi, gabbiani e mignattini, si affollano in numero così imponente in un porticciolo di pescatori da dare vita ad uno spettacolo unico. Tra l'andirivieni delle imbarcazioni, i venditori e le folle dei compratori di pesce e dovunque gli uccelli in cerca di cibo. I laghi alcalini, che si estendono in zone molto più aride della Rift Valley, caratterizzati da basse e calde acque con elevatissime concentrazioni saline, pur non ospitando una grande varietà di specie di uccelli acquatici, sono il regno dei magnifici fenicotteri. Questi trampolieri, dall'elegantissimo aspetto, presenti in queste regioni con due specie, il grande fenicottero rosa e il fenicottero minore, nutrendosi di grandi quantitativi di alghe unicellulari e di altri microorganismi e di piccoli invertebrati, che vivono in acque fortemente sature di sali, trovano nei laghi alcalini della Rift Valley la loro principale fonte di nutrimento. Grazie alle lunghe zampe e al lunghissimo collo sormontato da una testa con becco arcuato dotato di fitte lamelle ai bordi e utilizzato come un meraviglioso filtratore, questi uccelli riescono a spostarsi lungo le sponde dei laghi, dragando le dense acque alla ricerca del prezioso nutrimento, trasformando i bacini alcalini della Rift Valley in meravigliose distese rosee. L'Etiopia, così, continua ad infondere stupore negli occhi e nelle menti dei suoi visitatori, con le sue tante e diverse realtà ambientali e paesaggistiche e l'imponente patrimonio storico, artistico e culturale che preserva tra i più ricchi dell'intera Africa. Questo grande ed antico paese si presenta ancora pieno di attrattive, di bellezza, di avventura e di stimoli intellettuali. Speriamo che le nuove generazioni etiopiche siano in grado di apprezzare queste straordinarie ricchezze ereditate dal passato, anche per costruire un presente e un futuro migliore.